è uno strumento che ci consente, accompagnato con le azioni che stiamo, diciamo così, pensando di mettere in campo a tutto loro su una ritrovata cultura di fare impresa, anche nelle scuole e nelle università. Ci stiamo ponendo il tema come regione, come sviluppo campagna, di dire che ci sono opportunità di autoimpiego, autoimprenditorialità, finanziando un circuito virtuoso sia locale, sia regionale che nazionale, che devono essere assolutamente colte, perché è finito il momento, il tempo del attendo il posto, attendo la collocazione, non ci sono, come diceva l'onorevole, più risorse, quindi bisogna inventare, ideare, pensare, costruire e essere meritevoli anche nel piccolo di un piccolo finanziamento come quello messo in campo dalla Regione Campania. E quindi io, diciamo così, sono molto contento di poter gestire come struttura questa misura, perché credo che sarà vero ossigeno per il territorio, vero ossigeno per una ripresa, per contrastare la crisi, perché noi dobbiamo essere comunque, diciamo così, consapevoli che noi possiamo invertire una tendenza che è sopra le nostre teste, molto più ampia dal punto di vista di congiuntura economica finanziaria. Ma sicuramente è uno strumento che può iniziare a invertire una tendenza, iniziare a pensare a una seconda fase, come intelligentemente, con le cose buone che sta facendo la Regione Campania, il Consiglio, il Presidente, la Giunta, perché con pochi interventi si sta costruendo una seconda fase, quella di consolidamento e rilancio rispetto a una situazione che è abbastanza particolare complessivamente dal punto di vista economico. Io sono molto fiducioso rispetto alla riuscita di questo progetto. Dovremo tutti assieme aprire una seconda fase, quella virtuosa, di innescare una sana politica di informazione, confronto sul territorio, che poi inneschi e dia la possibilità di capire a tutti, far capire a tutti, che poi restituendo quegli importi si alimenta di nuovo questo fondo per fare tante altre cose buone. È una misura totalmente aperta, ci sono, diciamo così, maglie larghe, non ci sono particolari restrizioni. Sia la microimpresa, quindi le società, sia le associazioni, sia le cooperative, sia i singoli che vogliono intraprendere possono attingere a questo finanziamento, anche se non hanno una società costituita, la vogliono costituire, quindi per realtà costituite e costituente. Per soggetti che vogliono fare attività professionale, quindi anche per giovani professionisti, che se uno si vuole apprezzare semplicemente lo studio, perché spesso anche c'è anche questo tipo di problema. Io magari esco dall'università, faccio un po' di gavetta, frequento lo studio professionale, mi iscrivo a un ordine, eccetera, c'è però la difficoltà nel centro della città o del paese di mettermi lo studio, di mettermi a comprare attrezzature, magari pagare un collaboratore, non c'è assolutamente problema. La misura non è che viene a chiedere subito che cosa hai fatto di questi soldi. In sviluppo campagna, una fase di controlli amministrativi li farà, ma chiederà dopo 18-24 mesi conto dell'esito di questo finanziamento. Quindi è assolutamente da cogliersi e da interpretare un modo nuovo di fare finanza agevolata, dove non ci stanno più soldi a pioggia, dove non ci stanno più soldi a fondo perduto, che è un altro male che secondo me va ricordato, è quello del fondo perduto. Quando si danno soldi, come la legge 185 del 2000, dove ci sta una parte, anche il 50% dato a fondo perduto, quello può limitare quello che l'iniziativa delle persone. Allora qui uno si deve giocare qualcosa di proprio, deve avere delle buone idee, premiamo il merito, deve avere la capacità e l'intelligenza di iniziare ad essere utile, ma soprattutto per un tema virtuoso rispetto alla società, perché quei soldi potranno servire a fare cose buone, a far contento qualcun altro per qualche buona idea. Io concludo con un po' di informazioni tecniche. Ho fatto in premessa l'invito di guardare il sito web, perché la domanda si compila via web con un gestionario, un applicativo che sarà disponibile alle ore 9 della settimana prossima, alle 9 di mattina, quindi siamo stati più tempestivi ad avvisare. C'è un mese di tempo, come dicevo. Là c'è la possibilità di stampare la domanda, cioè bisogna stampare la domanda in cartaceo, inviarla sul gruppo campagna in termini di formalità. Dopo 45 giorni dall'avvio della fase di istruttoria
inizieremo a dare delle risposte o no senza graduatorie. Quindi o sì o no, dando anche nel caso di evidenza di negatività una risposta negativa, perché è meglio che uno lo sappia e non attenda tempi biblici rispetto a un'idea, rispetto a un progetto presentato. Non c'è bisogno ovviamente di presentare business plan, non c'è bisogno per certi aspetti di poter contare su l'ausilio di un commercialista o di un professionista che possa utilizzare questo strumento, perché abbiamo cercato di fare tutto in modo semplice. Quindi anche uno che è mediamente scolarizzato può tranquillamente pensare di sfruttare lo strumento. A proposito, sul sito web c'è disponibile già una guida per la compilazione online di questa richiesta di finanziamento. Questa è la domanda. Ci sono alcuni stampati che saranno per essere distribuiti nei prossimi giorni rispetto a questa partita, però molto contiamo di farlo dal punto di vista online. Come proviamo a presidiare il territorio? E qui rispetto anche alla sollecitazione che faceva l'onorevole, è necessario, diciamo così, pure per le premesse che ho fatto, essere consapevoli che bisogna esserci, bisogna vivere il territorio anche per dare la possibilità a tanti giovani di fruire questo strumento, che poi tra l'altro è aperto anche agli immigrati. Magari non tutti hanno la possibilità di collegarsi a un PC o di stampare la domanda. Noi stiamo attivando delle postazioni territoriali, utilizzeremo sia le sedi di sviluppo Campania, tra l'altro pure a Ponte Cagnano abbiamo una sede di incubatore dove tramite appuntamento con il nostro numero verde, con i nostri numeri che trovate sul sito web, è possibile sia prendere un appuntamento sia avere informazioni sulla misura, sia prendere un appuntamento per compilare la domanda. Analogamente, su tutti i centri per l'impiego in questi giorni è in atto una informativa per dotare la maggior parte dei centri per l'impiego, che dipende dalle articolazioni, che non dipendono direttamente dalla regione, i centri per l'impiego, ma anche dalle province, dipende dalle province, delle adeguazioni. Provincia ha fatto la, se non sbaglio, ha fatto la protocollo d'intesa. Sì. E quindi stiamo lavorando con le province, con i centri per l'impiego, per dotare i centri per l'impiego di postazioni per compilare la domanda. Come essere presenti sul territorio? Perché, come diceva il caro onorevole Fortunato, c'è bisogno di essere però fisicamente presenti. Allora noi abbiamo pensato di utilizzare una struttura mobile, un campo da richiesta culturale, la rimonta. Un camera che incidi il territorio della regione Campania, soprattutto in riferimento all'area interna, e l'impegno è totale quello dell'appello che è stato fatto di investigare bene e meglio quest'area, a partire dalla sala consultiva, ma non solo,